Eccoci, buongiorno. Mi sono immaginata di fare quello che faccio solitamente quando vado agli incontri, di arrivare qualche minuto prima, di così annusare un po' quello che mi circonda e di aspettare le persone, farle accomodare, dare il tempo. E quindi mi sono detta che forse potevo fare una cosa simile anche in questa occasione. Così inizio un po' a prendere confidenza anche con questo strumento perché, come dicevo prima a qualche collega, effettivamente sono abituata a fare video, sono abituata a parlare in presenza, assolutamente da tanti anni, però la diretta è una cosa un po' diversa e quindi sto imparando come molte persone, molti di noi sto imparando e dovrò fare delle cose un po' in contemporanea, quindi proverò a guardare dove mi hanno detto di guardare, ma perdonatemi, sarò sicuramente imperfetta. La cosa importante è seguire la chat per poter seguire anche le domande e nel frattempo controllare ogni tanto il mio telefono. Perché Christian, gentilissimo, come dire, ha dato la disponibilità anche ad aiutarmi qualora appunto io perdessi delle cose. Christian Rocca di Stripes, scusate, confidenzialmente, visto che siamo qui così ne parliamo. Siamo un po' anche in questa situazione strana, ognuno nelle nostre case. Prima nel video di promo mi sono accorta che anche ho fatto un'inquadratura un po' strana, per cui si vedevano delle cose appese. Come dire, nella mia casa, ma anche adesso è un po' strano perché effettivamente guardo l'inquadratura, vedo una parte della mia casa, vedo la mia libreria, vedo un pezzo del mio letto a soppalco. Ecco, vedo anche di profilo, non so se voi la riuscite a vedere, qui è una spada di mio marito che usa per i suoi allenamenti. Ancora non abbiamo pensato di usarla tra di noi in questi giorni, però ecco, sono delle esperienze assolutamente nuove. Così attendiamo ancora qualche minuto per permettere alle persone di arrivare e di accomodarsi e iniziamo alle 17:30, come ci eravamo detti, quindi temporeggiamo un attimino e mi sembrava però importante iniziare a salutare le persone che già vedo che ci sono e che ringrazio, e ringrazio anche le persone che mi hanno privatamente mandato dei messaggi dicendo che ci saranno, che si sono organizzate, che hanno inoltrato anche questo link a loro conoscenti, soprattutto molte educatrici e ai genitori dei loro servizi 06, Nido e Scuola dell'Infanzia. Quindi davvero, ecco, adesso ho capito anche che devo fare una cosa, esattamente, devo andare avanti. Perché ho scoperto che altrimenti rischio che non vi leggo tutte e sto guardando, molte persone mi stanno salutando e saluto anche io loro, le ringrazio di cuore, soprattutto alcune persone che so che stanno attraversando momenti molto difficili, oltre che quello che stiamo un po' vivendo tutti noi. Alcune di queste persone, vivendo tutti noi, voglio dire, nei servizi, nei lavori interrotti, nelle nostre pratiche quotidiane che si sono evidentemente molto, molto intensificate rispetto alla complessità. Ma alcune delle persone che vedo in chat che mi stanno salutando, sono anche persone che vivono in territori molto particolari, molto caldi e che stanno affrontando anche momenti molto difficili che riguardano insomma persone a loro vicine. Quindi loro sanno a chi mi riferisco e le persone che naturalmente si sono iscritte in chat, ma vale per tutti naturalmente, perché credo che molti di noi in questo momento stiano vivendo tante cose diverse, tanti sentimenti diversi. Ecco, quindi direi che fatta questa premessa, spero di avervi accolto così, anche un pochino con un po' di quella leggerezza che mi piacerebbe trasversalmente passare poi un po' durante tutto l'incontro, senza togliere valore alla complessità o alla profondità di quello che diremo, però poterlo fare così un po', mi viene da dire, con il cuore un po' leggero anche. Perché tanto di complessità ne stiamo affrontando tanta. Quindi perdonate tutti questi movimenti, ma è per non perdere di vista quello che succede nella chat. Allora, io direi che possiamo iniziare. Per chi non mi conosce, io sono Irene Auletta, mi occupo di consulenza pedagogica,
E da moltissimi anni incontro operatrici dei servizi per l'infanzia e attraverso le esperienze che molti servizi per l'infanzia hanno fatto negli anni e stanno facendo. La particolarità, diciamo, di questa mia esperienza professionale, ultra trentennale ormai, è stato anche intrecciare l'incontro con gli operatori, con l'incontro con le famiglie. Quindi lavorare con i genitori per me è diventato dagli inizi degli anni 90 una scommessa, una possibilità, perché mi sembrava importante in qualche modo far dialogare quello che succede tra l'educazione vista con uno sguardo più professionale, quindi da parte delle educatrici, e l'educazione vista con gli occhi dei genitori. E mi è sempre sembrato molto importante non trascurare i genitori, quindi proverò a rivolgermi a loro. E spero di ricevere anche nel caso loro domande e farò di tutto, spero, per poter essere anche chiara e immaginandomi di accogliere quelle che possono essere delle riflessioni che possono essere per loro interessanti. Allora, di che cosa parleremo? Il titolo, in qualche modo già contiene dei significati e delle parole, dal mio punto di vista, importanti, perché si parla di, appunto, di emergenza, che è indubbiamente il momento che stiamo attraversando, e si parla di dubbi e di domande che riguardano due protagonisti, i bambini e i genitori, perché in realtà potremmo dire che alcune delle domande che guideranno le relazioni, scusate, le riflessioni che inizierò a porgervi, sono proprio delle domande che in qualche modo ho raccolto dai genitori o ho raccolto dagli operatori in questi giorni. E sono un po' le domande che sentiamo, io credo che molti di noi hanno sentito ritornare in queste ultime settimane. E quindi che cosa dire ai bambini? Come raccontare ai bambini quello che sta succedendo e quindi perché improvvisamente sono rimasti a casa, non hanno potuto salutare le loro educatrici, non hanno potuto salutare i loro compagni, si sono ritrovati in una situazione, a vivere una situazione molto strana, peraltro assolutamente inedita, non giustificata da nulla, non giustificata da una pausa di vacanza, dal Natale, dal Carnevale, insomma, da quei rituali che i bambini sono abituati a riconoscere come momenti in cui si sta a casa e si fa vacanza. Quindi, quello che sta succedendo è qualche cosa. Ciao Daphne, che ti ho visto adesso. E tra l'altro, scusate, prima proprio di addentrarmi, l'ho fatto nel promo, ma mi sembra importante rifarlo adesso. Ringrazio, la cooperativa Stripes per questa proposta e per questa occasione. E voglio, un attimino anche fare i complimenti a chi ha scelto due titoli. Questi due titoli, questi due nomi che hanno dato a questi luoghi virtuali, Incontrarsi per casa, che trovo veramente molto molto bello, e Cronache resilienti, perché anche i nomi, noi lo sappiamo, le parole hanno importanza, hanno significato e portano già un significato, quindi si presentano. Scusate, torno indietro allora a quello che vi stavo dicendo, le domande da cui partirò. E quindi cosa raccontare ai bambini, come accogliere le loro domande, ma anche come non far passare la nostra preoccupazione, come non far passare la nostra paura. E da questo punto di vista mi verrebbe da dire, usiamo un punto esclamativo e quindi andrà tutto bene, oppure possiamo ancora permetterci di dare valore al punto di domanda, tra di noi quantomeno, ma andrà tutto bene? E quindi diciamo che queste sono un po' le domande che io ho raccolto in modo molto molto sintetico dagli adulti, quindi dai genitori. Credo che però i genitori poi arrivano a farsi delle domande, sono arrivati a farsi delle domande anche proprio accogliendo le domande dei bambini. Ho fatto riferimento anche altrove, un genitore appunto che mi ha raccontato della sua bambina di 4 anni che a un certo punto ha proprio chiesto: ma io perché non posso fare la mia festa di compleanno? Perché non possiamo festeggiare il carnevale? Perché non posso andare a scuola? Quindi i bambini più piccoli che già chiedono, alcuni dei più grandi, diciamo così, dell'asilo nido, ma perché si è interrotto questo rapporto con il loro nido, con le loro educatrici? I bambini della scuola dell'infanzia sicuramente ancora di più hanno chiesto ai genitori e chiedono ai genitori: ma
sicuramente in un primo momento la domanda è stata molto forte, ma perché anche loro non riuscivano a capire cosa stava succedendo. E quindi poi i genitori in qualche modo girano la domanda, hanno girato le domande agli educatori, hanno girato le domande a chi come me ha provato a non scomparire proprio in queste settimane e cercare di capire come accogliere queste domande, come aiutare i genitori. In una situazione di grande condivisione che è come dire, il fatto di vivere tutti una situazione totalmente inedita. Poi questo aspetto lo riprenderò perché dal mio punto di vista è qualcosa di molto importante per iniziare a trattare anche con i bambini alcune questioni che per me sono importanti da trattare. Quindi sto guardando anche l'ora perché farò quindi una specie di piccola, apparecchierò un po' alcuni contenuti per una decina, 10-15 minuti. Nel frattempo spero di non perdere, proverò a guardare se nascono delle domande e altrimenti conto anche sul fatto che Christian mi possa aiutare, come dire, facendomi, richiamandomi ad alcune domande. Di che cosa mi piacerebbe dirvi in questo momento, tenuto conto che immagino che molti di voi genitori e operatori, ma qui mi riferisco in particolare ai genitori, tanto sono certa che poi anche gli operatori potranno sicuramente farsene qualche cosa e trovare moltissimi echi, moltissime ridondanze anche per loro come operatori. E anche qui, quello che dicevo prima, mi riferirò prevalentemente a genitori che hanno bambini più piccoli, ma sono certa che anche se, non per presunzione, ma perché credo che le questioni educative poi siano un po' così anche trasversali, che anche chi avesse bambini un po' più grandi potrà trovare, spero, poi mi direte voi, anche degli spunti, delle idee quantomeno, dei punti di domanda che possono portare la riflessione, come dire, possono avere degli echi anche per la propria riflessione anche come genitore di figlio di bambini più grandi. Credo che molti di voi si siano già sentiti dire delle cose e che abbiano già incrociato tanto. E questo mi sembra importante dirlo perché poi nessuno di noi credo è così straordinariamente originale e io stessa devo dire che prima di fare qualsiasi incontro, quindi anche questo, vado sempre ad ascoltare, vado sempre a cercare quello che anche altre persone hanno detto, altri colleghi hanno detto, perché mi sembra importante anche non pensare appunto di partire sempre da zero, anzi, amando tantissimo il Massimo Troisi, non posso che dire che mi piacerebbe partire, ma non solo da tre, ma anche da molto più avanti. Perché poi quello che vado a incontrare, quello che incontro è anche qualcosa che mi piace leggere, a volte anche un po' criticamente, per riflettere insieme a voi tutti. Quindi credo che molti si siano già sentiti dire di quanto è importante parlare con i bambini, parlare in modo tranquillo, in modo diretto, parlare con i bambini raccontando che cosa sta accadendo e cercando di trasmettere non preoccupazione e paura, ma cercando di trasmettere fiducia. Credo che questo, anche questo ve lo sarete già sentiti dire, sto riprendendo le parole che sono ritornate molte in queste settimane, ormai quasi un mese, anzi per qualcuno anche più di un mese, che appunto i bambini, è importante per i bambini incontrare il racconto, le spiegazioni degli adulti ed è importante non lasciare da soli i bambini perché altrimenti questo credo che lo viviate tutti voi quotidianamente, cosa succede? Che i bambini se ne trovano da soli le loro spiegazioni, quindi è importante che gli adulti ci siano con le loro spiegazioni di quello che accade. Anche questo che credo che sia qualcosa di importante che già vi siete sentiti dire di quanto è importante con i bambini condividere il fatto che questa è un'esperienza nuova. Questo forse adesso gli sto dando io questa forma, perché così l'ho interpretata anche leggendo e ascoltando altri punti di vista. Un'esperienza nuova che può voler dire che bambini e genitori possono condividere il fatto che di questa cosa, questa cosa, questa esperienza che si sta attraversando insieme, è un'esperienza nuova che entrambi possono vivere
naturalmente da una prospettiva diversa, come adulti e come bambini, ma provando a capire insieme come, che cosa farsene e che cosa è necessario capire, che spiegazioni darsi. Naturalmente qui, io ho detto, mi riferisco un po' alla fascia di età 0-6. È chiaro che per i bambini più piccoli, alcuni messaggi non passeranno attraverso le parole.